Una tragedia ha scosso Sinai, comune della città metropolitana di Cagliari in Sardegna, dove un giovane di 27 anni ha ucciso la madre di 57 anni. L'omicidio è avvenuto nel pomeriggio di domenica 16 giugno intorno alle 16 in un'abitazione situata in via Monte Genis. La vittima Maria Dolores Cannas è stata accoltellata alla schiena dal figlio Andrea Tidu durante un violento litigio. Secondo le prime ricostruzioni, la discussione tra madre e figlio sarebbe degenerata rapidamente, culminando in una singola coltellata che si è rivelata fatale per la donna. Al momento le motivazioni dietro l'alterco che ha portato al tragico evento non sono ancora note. L'episodio è stato riportato dal sito dell'Unione Sarda che ha descritto i drammatici momenti di quella domenica pomeriggio. La comunità di Sinai è rimasta sconvolta dall'accaduto con i vicini increduli di fronte a una tale esplosione di violenza domestica. Le autorità stanno conducendo indagini per chiarire le circostanze esatte che hanno portato alla tragedia e per comprendere meglio il contesto familiare in cui è avvenuto l'omicidio. Andrea Tidu è stato immediatamente arrestato e portato in custodia dalle forze dell'ordine che stanno cercando di ricostruire la dinamica dell'omicidio e il motivo scatenante del litigio.